forse non è chiaro, è che questa è una conferenza stampa. No, perché signori non la sono. Abate, non sei gradito qua che uscire. Dove sto? Perché devo uscire? Perché devo uscire, Perito? Io sono un giornalista. No, lei non è un giornalista. E che cosa sono? Si può chiudere la telecamera, ragazzi. Metta giù la telecamera. Non è un giornalista. Non sono un giornalista, cosa sono? È una persona faziosa. E io come giornalista devo fare informazioni. Lei non è un giornalista. Per quale motivo, Perito? Sì, sì, ora mi accorgo. Lei non è un giornalista. Se fosse un giornalista sarebbe il vero. Non sono un giornalista. Mi faccia capire, Perito, mi faccia capire. Luigi. Perito, mi faccia capire. Io sono un giornalista, lei non mi può impedire. Ora chiamo io la polizia. Sì, sì, sì. Benissimo. Sull'Ilva lei non sa cosa rispondere. E poi altro, onorevole Vinco. Onorevole, questa è una conferenza stampa, perché io sono un giornalista. Gli altri mi fate entrare. Ma per favore. Mi sta cacciando, benissimo, benissimo. Benissimo. Gianni, Aldo, mi date una mossa. Benissimo. Questa è la realtà. Lei mi sta facendo uscire. Ecco, vedete, mi è stata chiusa la porta in faccia. Il segretario provinciale Musillo mi ha invitato a uscire dicendo che è casa loro, la porta chiusa, io sono fuori. PD, Partito Democratico, alla faccia della democrazia. Onorevole Pelillo, sull'Ilva. Onorevole Pelillo, questo ennesimo ritardo dell'AIA è una domanda che le sto facendo civilmente. Non ho voglia di rispondere. E perché? Abate, perché lei è la macchina? Ah, perché dico le cose quelle che penso? Perché sono partito? C'è l'AIA, onorevole, che è slittata, c'è l'AIA, che è slittata. Vede questo foglio? Vede questo foglio? Le mamme e i papà di Taranto chiedono il diritto alla vita, onorevole. Onorevole, stiamo parlando, nessuno la sta offendendo, nulla sul piano personale, stiamo ragionando per persone. Io non, ma perché devo essere? Io non ho voglia di parlare, ma, con ma lei. Ma proprio, non è come con la città. Ma guarda, lei non rappresenta nulla. No, è lei che cosa rappresenta? Rappresenta un cittadino, i cittadini vogliono risposte da lei, onorevole. Gli aiuti di Stato, 800 milioni di euro, questi sono aiuti di Stato, o no, onorevole? Su tutti i giornali, non c'è nulla, noi stiamo dialogando, stiamo dialogando con due persone che parlano. Democratico fa parte di un partito democratico, no? Onorevole, fa parte di un partito democratico. Stiamo facendo una bella passeggiata. Comunque, onorevole, perché non partecipa a una trasmissione così civilmente espone le sue idee, no? Trasmissione. Ah sì? È più semplice. Ah sì? Mi sa che nessuno voterà più lì. Ah, ma